Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il secondo dei video infrasettimanali. Oggi particolare perché in tre varianti, in quanto è dedicato allo Iule, l'imminente Iule, che cade la notte tra il 21 e il 22 dicembre, precisamente intorno alle 4, 4 e mezza, non ricordo bene l'orario, comunque più o meno l'orario è quello. Un buon modo per accogliere l'energia del solstizio potrebbe essere anche festeggiare la sera prima, quindi la sera del 21, oppure semplicemente accendere una candela per accogliere la luce che inizia di nuovo a salire, perché questo poi è un momento nodale importantissimo dell'anno. E noi andremo a vedere qual è il messaggio, ma anche il dono che questo solstizio, questo Iule, ti porta. La dizione Iule appartiene più al mondo anglosassone, noi dovremo parlare di solstizio, però è molto carina, mi piace dirla. Quindi andiamo a vedere qual è il dono e qual è anche il messaggio di questo Iule. Facciamo le nostre tre varianti. Dello Iule 2023, qual è il dono e qual è il messaggio dello Iule 2023? Qual è il dono e qual è il messaggio che devi ricevere per questo Iule 2023? Andiamo a mettere anche gli oracoli. Ho scelto le carte della strega, quindi chiediamo qual è il dono e qual è il messaggio che devi ricevere per questo Iule 2023. E infine metterei anche un oracolo del Woodland Wardens. Qual è il dono e qual è il messaggio di questo Iule 2023? Ok, andiamo ad identificare le varianti, scegliamo il legno fossile per la prima, il diaspro leopardo per la seconda e la pietra di luna per la terza. Le ho già viste scorrere durante i titoli, però te le faccio rivedere. Legno fossile per la prima, diaspro leopardo per la seconda, pietra di luna per la terza. Intanto, mentre scegli le pietre, ti ricordo che dal 21 di dicembre fino al 26 compresi non terrò consulti personali. Troverai comunque i video, sia quello del venerdì sia quello della domenica, poi la settimana successiva non darò continuità, ma in quei giorni lì, quindi dal 21 al 26, non terrò consulti. Penso che tu abbia fatto la tua scelta, nel caso stoppa il video, io intanto parto col legno fossile. Andiamo un po' senza fare casino magari. La giustizia, il pipistrello, la rinascita della conoscenza. E poi abbiamo la trota e il mughetto. Allora, sono carte che parlano di rinascita in generale. Al di là del fatto che la parola rinascita è proprio compresa nella descrizione della carta del pipistrello,
ma più che rinascita parla di restaurazione. La carta ci dice che tu stai cambiando, stai ascendendo ad un gradino di coscienza superiore, qualsiasi sia il tuo attuale stato di preparazione, tu comunque stai evolvendo. È interessante perché la carta della trota e del mughetto ci dice che un ecosistema, nel momento in cui ha bisogno di essere ripulito, si parla ovviamente di ecosistemi marini, richiede comunque tra i tanti anche la presenza di una trota, che è comunque un animale in grado anche di epurare gli ecosistemi. Non so perché non me lo chiedete, nel manualetto c'è scritto questo, non mi intendo di pesci. Però ecco, queste due cose fanno pensare anche alla luce di una giustizia. Se da una parte c'è il riuscire ad ascendere ad un gradino di consapevolezza superiore, dall'altra c'è il dire ok, però non puoi lasciare tutto così, perché comunque c'è bisogno di epurare dalla tua vita, dalla tua interiorità, dalle tue abitudini, quello che è un qualcosa che magari per te può risultare nocivo con l'andare del tempo. Potrebbe essere anche semplicemente il dover epurare il rancore verso qualcuno e quindi il dover rifare pace con qualcuno. Del resto la giustizia può significare anche un incontro, ma può significare anche nutrimento, può significare la giustizia e il riportare un equilibrio. Riportare un equilibrio sembra essere quello che lega queste due carte, mentre la maggiore consapevolezza, la crescita del proprio bagaglio, sia culturale, sia esperienziale, sia anche comunque di approccio alla vita in generale, di sapienza personale, di gnosi personale, è sicuramente un altro dei tratti caratteristici di queste due carte. Allora, probabilmente quello che qui ti viene detto è: il dono è il poter ascendere ad un maggior livello di consapevolezza e anche il riuscire ad accedere anche a un miglioramento sostanziale della propria vita. Quindi non è soltanto una situazione speculativa o filosofica, qua c'è proprio un netto miglioramento della propria vita, ma per far questo ci dice devi rilasciare un fardello. Il consiglio quindi è: cerca di trovare dove puoi avere avuto delle mancanze e riportare l'equilibrio, perché comunque la tua evoluzione è sensibile anche di un momento nel quale devi portare appunto un qualche tipo di equilibrio o verso di te, perché hai avuto delle mancanze verso di te, o verso qualcun altro. Ora, avere mancanze verso di sé spesso può essere anche magari il concedersi a situazioni delle quali magari conosciamo l'instabilità o la pericolosità, ma comunque l'abbracciarle lo stesso, un po' quando si dice questa persona mi fa soffrire, però continuo a tirare avanti la situazione perché comunque spero che cambi, e poi non cambia mai. Ecco, in quel momento stiamo mancando di rispetto verso di noi, può essere anche questo, oppure verso qualcun altro. Quindi sicuramente c'è da sanare un atteggiamento conflittuale che secondo me può essere con altri, però te la butto lì, può essere anche con te stesso o te stessa. Di contro, il proprio bagaglio esperienziale e anche le proprie possibilità di vita, e se si aspetta giustizia, la giustizia, quindi che vada a riportare un equilibrio in una qualche tipo di situazione, è comunque un passo che ti è concesso fare. Non solo ti è concesso, ma ti arriva come dono. Quindi se aspetti l'amore, se aspetti una situazione per riuscire ad emergere sul lavoro, insomma, la giustizia ti dice guarda che comunque l'equilibrio che stai cercando ti sarà dato, però prima devi fare un passo indietro su una situazione conflittuale. Vediamo di capirci di più. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, allora la torre, sì, qui c'è un incontro,
Assolutamente. La torre è un cambiamento caratteriale anche, è qualcosa che ci colpisce nel profondo. Il 6 di bastoni. Il quattro di bastoni. Il cavallo di denari. L'universo sembra aver atteso tanto, ma ti rimetterà di fronte a una situazione dove tuo malgrado tu o hai mancato verso te stesso, te stessa, o hai mancato verso qualcun altro. Il 6 di bastoni può essere anche il vedere, perché è una carta di visibilità, o la rivincita su qualcuno che si attende, quattro di bastoni, un lavoro in itinere, un qualcosa di mai completato che attende al varco. La tua evoluzione è cosa certa, ma tu prima dovrai misurarti con una situazione che probabilmente tu stesso, tu stessa hai voluto lasciare indietro. E non si parla, secondo me, solo d'amore, potrebbe essere anche un rapporto a livello familiare, un rapporto amicale. Io credo che sia più verso l'esterno questo, perché poi ho un cavallo di denari e tra l'altro ho una torre arriva e spiazza, quindi non credo che sia un qualcosa che è stato fatto verso di te. Vedi, il 4 di bastoni è una carta che presuppone sempre un'idea di lavorare costantemente su se stessi, con gli altri, ma qui è un po' forse orientata in maniera poco costruttiva da un cavallo di denari che è di solito una carta che pur nella sua direzione sicuramente assertiva, sicuramente produttiva, però poi diventa insensibile alle istanze altrui. Forse hai fatto qualcosa sul lavoro a qualcun altro, anche tuo malgrado, forse involontariamente sei stato o sei stata causa di un blocco, di una sofferenza altrui. Ecco, anche se fosse involontariamente, qui devi affrontare, ripeto, un qualcosa che dal passato, può essere anche un passato recente, ti ricompare un po' come gradino da salire, ma ti serve per la tua evoluzione personale. La regina di bastoni, il 9 di spade, vedi, è la voglia di rivalsa. Sì, è proprio la voglia di rivalsa. E il fante di spade. Allora, sì, tu puoi ambire a migliorare sensibilmente, perché comunque quella che è la tua via è siglata in fondo da un cavallo di denari, quindi una persona che comunque nel suo essere ambizioso, nel suo essere forse anche iperrealista, riesce a portare in fondo i suoi obiettivi. Però vedi, c'è un fante di spade è sempre l'imprevisto, sono le notizie, sono le preoccupazioni, sono anche un po' quegli stati d'animo dove si ha la sensazione che comunque un qualcosa ci crolli addosso dall'oggi al domani, come fa questa torre. Questo qualcosa che ti crolla addosso è un incontro con un qualcuno, forse dal quale o dalla quale devi avere il perdono. Perché no, non c'è un discorso moralista qua, ma perché questo perdono ti serve per capire come agire nel futuro. Una regina di bastoni è una carta che ha comunque una grande verve, un grande trasporto emotivo, passionale, la persona in carriera che riesce a farsi anche luce con le sue stesse forze, un 6 di bastoni, carta di visibilità. Però tutto si arena su un 9 di spade e su un fante di spade. Quindi tutto si arena sulla voglia di rivalsa per un qualcosa che percepiamo comunque costantemente come imminente. Forse semplicemente devi toglierti il peso
di aver fatto soffrire qualcuno, anche tuo malgrado, ti ripeto, o di esserti allontanato o allontanata da qualcuno, anche dalla famiglia potrebbe essere, o magari di non aver compiaciuto qualcuno, che ne so, posso vedere questa regina di bastoni come un genitore che ti spingeva a fare un tipo di lavoro e tu invece ne fai un altro. È un re di coppe. Sì, sì, te lo confermo. Qua c'è proprio un incontro con un qualcuno che non solo ti permetterà di riuscire a sanare un atteggiamento nel passato che ha ferito te e ha ferito qualcun altro, ma secondo me di più ha ferito qualcun altro, ma ti darà anche una nuova consapevolezza al pari di una torre e una giustizia insieme che mi possono rappresentare quella che è una piccola iniziazione fondamentalmente, nemmeno tanto piccola, e qui alla fine c'è un processo iniziatico, quindi tu potrai andare avanti verso quella che è la tua realizzazione, ma devi restaurare, come ti dice la trota, devi restaurare quella che è la tua interiorità, probabilmente scossa da questo evento, anche se magari non lo ammetti. E qui c'è un pipistrello, è una persona che può vedere oltre il velo, il pipistrello vede di notte e quindi è qualcuno che può vedere oltre. Ecco il dono, riuscire a vedere oltre, a essere lungimirante, a portare un nuovo equilibrio, a portare anche quella che è una nuova situazione nella tua vita se stai ambendo a aprire una nuova situazione d'amore, di lavoro, come ti pare. Quindi a rinnovarti completamente anche alla luce di una nuova consapevolezza che ti porta ad essere comunque un o una vincente. Ma prima devi fare un passo indietro e devi guardare qual è quella porta che hai lasciato socchiusa e che in questo momento, mai come ora, l'universo ti ricorda che è ora di chiudere. E questo avverrà con un incontro con una persona che è legata ad un evento. Potrebbe anche non essere la persona con cui magari, che ne so, il familiare, l'ex, la persona con cui c'è stato un diverbio, può essere stato anche un amico comune che riaggancia le due parti. Però qui c'è un incontro, assolutamente, ed è improvviso quando meno te lo aspetti, perché comunque il fante di spade rappresenta anche questo, gli imprevisti. Alla luce di un re di coppe, tu devi riscoprire un lato empatico che hai sacrificato forse per paura di soffrire di nuovo o far soffrire di nuovo. La vicinanza alle persone deve essere un qualcosa che è naturale, non un qualcosa che è progettato, non un qualcosa che si può misurare. L'empatia non si misura e tu qui imparerai questo grazie a questa situazione e oltre ad uscirne vincente da tutta questa situazione avrai anche la possibilità di realizzarti in maniera ancora più bella, ancora più forte nel futuro. Questo è il dono, ma c'è anche il monito, l'insegnamento, il consiglio, il messaggio, ovvero puoi crescere come mai pensi. Ma ricordati prima di guardarti indietro. Beh, insomma, è un bel messaggio alla fine. Ti ringrazio per averlo visto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo a vedere la variante numero 2. Di Astro Leopardo. Il bagattello. Il calderone, il ventre materno e infine la libellula e la viola. Il calderone dice che è come un ventre materno, dice il manualetto, e come tale può generare. Il calderone può essere colmato di tutto ciò di cui sentiamo di aver bisogno e quindi le nostre intenzioni possono diventare realtà alla luce del calderone, nel quale appunto ribollono la volontà, l'intenzione, l'impegno per una rinascita che è assicurata.
può significare la nascita o la rinascita di un qualcosa, una gravidanza, oppure la nascita di una situazione, quindi una situazione d'amore, una situazione di lavoro, insomma tutto ciò che è nuovo può originare da questo periodo. Così ti dice anche la carta della libellula, è una carta che ti dice di volare sopra gli attuali pensieri, sopra le attuali limitazioni, perché ti dice fondamentalmente hai il potere di portare abbondanza e rinascita, ma proprio perché hai questo potere hai anche l'onere di doverlo gestire, questo potere. Io credo che qui ti stiano dicendo che ti è concesso, o almeno io la interpreto così, anche con un bagattello che ti spiego dopo, che poi è chiamato anche il mago in alcune carte. Ti è concesso applicare la legge della magia a quella che è la tua vita e ti è concesso di chiedere, e sicuramente ti verrà dato. Però il messaggio è: fai attenzione, devi sapere bene cosa chiedere. Il bagattello è appunto di nuovo una carta di rinascita, quindi è di nuovo una carta che ti dice c'è un nuovo inizio per te. Dove lo vuoi? Lo vuoi in amore? Vuoi una nuova conoscenza? Lo vuoi nel lavoro? O magari semplicemente vuoi un periodo nuovo della vita? O con un bagattello vuoi la capacità di relazionarti agli altri? O magari di avere anche, come è il bagattello in tante stampe, davanti a te tutti gli elementi per forgiare a tua discrezione quello che è un nuovo cammino? Puoi farlo, ti è concesso. Almeno un desiderio ti è concesso e ti verrà esaudito, questo ti dicono. Però devi imparare a chiedere. Quindi il dono è che ti viene dato. Il messaggio è che però devi chiedere con saggezza, devi chiedere ciò che veramente desidera il tuo cuore. Non cedere a quelli che possono essere desideri che vengono magari fomentati da quello che può essere il bisogno. Quante persone dicono vorrei l'amore, vorrei qui, vorrei là, poi magari sono persone che vivono bene in solitudine, o quante persone magari dicono vorrei un altro tipo di lavoro, vorrei, ma poi in realtà un altro tipo di lavoro dovrebbero ricominciare da capo e quindi non avrebbero stimoli. Insomma, bisogna chiedere sempre con saggezza. Quindi qua ti dice ti è concesso un desiderio, ti è concesso di chiedere, ma chiedi con saggezza. Il cavallo di coppe, vedi, il cavallo di coppe riassume benissimo quanto detto fino ad ora. Il cavallo di coppe è una persona che seduce e si lascia sedurre, quindi opera con la magia anche, ma è anche una carta che può rappresentare delle dipendenze affettive o anche delle dipendenze da situazioni, la dipendenza dallo shopping, la dipendenza da qualsiasi altro tipo di espressione della vita. E quindi torna a dirti, guarda che in realtà ti si aprono tutte le porte, devi solo capire cos'è meglio per te e devi chiederlo, perché comunque probabilmente qua ti verrà fatta una proposta che tu vuoi. 10 di coppe, il bisogno di riconoscimento. 7 di bastoni, la meritocrazia. La regina di denari, il potere più alto che ti concede un qualcosa. Però devi superare il conflitto dato dalla sete di risultati facili e compensatori. Mi torna assolutamente, assolutamente. Tu qui puoi chiedere ciò che vuoi, però devi volerlo veramente, perché ti è concesso un desiderio. O almeno uno, poi non so se più di uno, ma uno sicuramente, che deve risuonare con quella che è la tua profondità. Non è così facile, sai, siamo tutti buoni davanti al genio della lampada a dire voglio questo, voglio quest'altro, ma quanti desideri sono in realtà frutto del nostro io più profondo e quanti invece magari sono condizionamenti che abbiamo dalla società, da quello che è. Io ho notato in questi anni che quando esprimi un desiderio
con il cuore ti viene concesso, ma anche nelle bischerate, eh. Nove di coppe, il re di denari, quindi hai re e regina di denari. E infine la regina di spade. Allora, vedi, queste sono carte molto interessanti perché se da una parte è un 10 di coppe che rappresenta un po' il bisogno di compensare anche, e così come rappresenta da una parte il bisogno di compensare, dall'altra parte rappresenta ciò che riempie l'anima, è comunque sempre legato al nostro sentire. Qua è un 9 di coppe. E 9 di coppe porta l'abbondanza, ma è anche una carta di fermezza. E quindi potrebbe parlarci del fatto che forse di fronte ad una richiesta importante potresti anche magari non sapere come orientarti, perché metti caso trovi il famoso genio, ti dice ti do un desiderio. E quale scegli? Scegli la ricchezza, scegli l'amore, scegli la giovinezza? Qua devi capire come orientare, quindi di fronte a questo mare di possibilità devi un po' comprendere, e da qui scatta forse anche un conflitto interiore che ti porta a riscoprire a cosa sei fedele veramente, perché poi alla fine il segreto è questo, è che cosa veramente ti anima nel profondo, qual è il sentimento che ti muove nel profondo, al di là dei costrutti e delle maschere portati da due carte di seduzione come il 9 di coppe e il cavallo di coppe. Tu puoi scegliere quale regina essere, puoi scegliere se essere una regina di denari o una regina di spade. La prima pensa in grande. Perché? Perché pensa per entrambe le nostre parti, pensa per quella razionale, pensa per quella intuitiva, pensa per quella che chiede alla luce di una necessità, ma persa anche per quella che chiede alla luce del sentire più profondo. È la carta delle grandi aziende, la carta delle banche, la carta delle grandi società, è la carta di chi manovra grandi numeri, grandi energie. Rapportata a te in questa lettura è la carta di chi sa guardarsi intorno, sa farsi due conti e sa dire vorrei ma mi serve. Però forse non è la strada giusta, perché poi è una regina di spade. La regina di spade usa la razionalità. E la razionalità è il rischio che ti potrebbe far incorrere in un fallimento. Ovvero ti potrebbe far chiedere alla luce di quello che poi è un sentire indotto da pressioni esterne, e quindi alla fine ti potrebbe prolungare il tempo di attesa. O addirittura potrebbe orientare le tue energie da un'altra parte. Quindi qui c'è un'occasione per te, un'occasione unica. L'universo ti dice, ti do la possibilità, in potenza, vedi, 9 di coppe, di avere ciò che ti completa. La lezione però è cosa ti completa. Perché se usi la razionalità, non ce la farai mai ad arrivare a chiedere un qualcosa che arriva dal tuo profondo. Devi ascoltarti, devi ragionare come questo cavallo di coppe, di pancia, in maniera intuitiva. L'asso di denari, ce la farai e ti verrà concesso alla luce del fatto che tu comunque riuscirai forse a direzionare l'energia di questa regina di spade e riuscirai ad ascoltarti. Però vedi come sono marcatamente nette queste due carte. Ci sono tutte le coppe qua che sono molto empatiche, molto profonde, e qua invece ci sono denari e spade che sono molto più pragmatici, e nel mezzo c'è la fedeltà del re di denari da dare a due parti. Ti ricordo che la carta del 7 di bastoni è anche la carta delle scelte che non facciamo in maniera convinta, le scelte che ci vengono imposte da quelle che sono le condizioni sociali o ambientali,
o anche dalle relazioni e quindi le scelte fra virgolette subite. Ecco che tu qui per una volta devi scordarti tutti i condizionamenti, devi rivendicare la fedeltà di questo re di denari e attrarre a te ciò che senti veramente. Il resto è un sovrappiù. Anche se fosse la cosa che ti preoccupa di più, in questo momento ti viene detto, ti viene concesso un regalo alla luce di ciò che senti nel profondo, perché da quello tu riparti. C'è un asso di denari e quindi c'è crescita, c'è evoluzione. Forse anche il riabbracciare qualcuno del passato, anche se non sono carte di passato queste, se lo desideri veramente ti verrà ridato. Come non detto, 6 di coppe. Se lo desideri, il 6 di coppe è, vedi, si conclude bene sta lettura. A parte il discorso del passato, il 6 di coppe rappresenta proprio il lasciare indietro quelli che possono essere i fardelli mentali dovuti anche a quella che è la nostra formazione culturale per avviarsi verso la ricerca del piacere. Che cosa è il piacere per te? Questo Iule te lo dice come messaggio. In cosa trovi piacere? Bene, una volta che avrai compreso in cosa trovi piacere, ma che l'avrai compreso alla luce del tuo essere più profondo, questo Iule ti farà un dono prezioso che corrisponde proprio alla concezione che tu hai di piacere. Qui c'è molto lavoro interiore, però il messaggio è molto 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 bello, credimi. Spero di averlo spiegato bene. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo alla variante della pietra di luna. La stella, il famiglio, l'alleato, l'opossum e la peonia. È bella la contrapposizione fra queste due carte. La carta del famiglio parla degli alleati che sono fra noi, che sono attorno a noi. Ora, quello che la carta del famiglio dice è che attorno a noi ci sono persone che possono aiutarci, ma anche energie dell'universo che possono aiutarci. E ci dice fondamentalmente l'aiuto reciproco, il mutuo aiuto che ci si dà con le persone attorno a noi è una forma di amore. Quindi fondamentalmente ti dice l'amore è il tuo più grande alleato. Di contro, la carta dell'opossum e la peonia parla del fatto che talvolta si rifugge la connessione con gli altri per paura, per pudore quasi. Ora è interessante perché paura e amore. Forse la paura di amare? O forse magari la paura di mostrare ciò che si ama? O forse il rifuggire un coinvolgimento maggiore in una situazione? Tutto quello che può essere un blocco qua intorno alla paura di amare, di attrarre amore o di mostrare il proprio amore per qualcosa, comunque si scontra con una stella. La semplicità, la purezza, il fluire, il riuscire ad armonizzarsi, la sessualità, lo stare insieme, l'amore per gli animali, per la natura, l'amore per se stessi, che non ha bisogno di sovrastrutture, ci si accetta per come si è. Lo sblocco di un qualcosa che riguarda una tua paura. Può essere anche la paura di mostrare le tue qualità. La paura magari di mostrare che tu magari sei bravo, sei brava a leggere le carte, però non te la senti di aprire un canale YouTube. O magari vuoi dichiararti a qualcuno, o magari vuoi trovare il coraggio per richiedere
il contatto a quella persona con cui tanti anni fa hai chiuso. O magari vuoi iniziare un lavoro artistico, un lavoro creativo, ma non ti senti in grado. O forse semplicemente sei una persona che vorrebbe darsi di più, ma ha paura che questo metta in luce tratti caratteriali che poi risultano forse troppo esuberanti e quindi vanno poi magari a influire negativamente sui suoi rapporti con le persone. Di qualsiasi tipo sia la tua paura, qui verrà sciolta. L'universo ti è alleato e le persone che hai attorno anche. Scuola inglese, la forza diventa un numero 8. La luna, il 6 di bastoni, l'8 di spade, il sole. Guarda che sincronicità, luna e sole uno sopra l'altro, il 7 di denari, la papessa. Allora, si noti la presenza cosmologica di queste carte, una stella, una luna, un sole, una papessa, che è di nuovo una carta che ha a che fare con la luna. Il 7, il numero 7, i 7 pianeti dell'antichità, qua c'è un universo che ti è accanto. Per cosa? Per farti uscire dalla gabbia della paura, per farti capire che questo 6 di bastoni è un potenziale che forse stai sfruttando soltanto in parte. Per farti capire che questa forza è la tua forza interiore che riarmonizza le tue due parti della personalità, l'intuitiva e la razionale, la lunare e la solare, la femminile e la maschile, e ti porta a trarre profitto in termini di soldi se si tratta di lavoro, di conoscenze, di avventure, di storie se si tratta di amore, di prestigio sociale se si tratta di inserimento sociale. Insomma, ti porta a trarre profitto dalla tua abilità che tu riesci a sdoganare da una gabbia mentale grazie a quella che è vera e propria magia, lavoro su di sé allo stato puro. La papessa è uno specchio. Guardati, ti stanno dicendo. Guarda le tue paure in faccia. Dagli anche il nome a queste tue paure. Perché tu stai per uscire dalla gabbia. Qual è la tua paura? Qual è la tua paura più profonda? È quella di soffrire un'altra volta per amore? No, troverai chi ti è fedele. Qual è la tua paura? È quella di non riuscire a guadagnare con un lavoro che magari ti prende, ci credi? No, riuscirai a guadagnare. Qual è la tua paura? È quella di non fare pace con un genitore che magari ha lasciato nella casa di origine, sei andato via, andata via per conflitto, ci farai pace. Qual è la tua paura? Quella di non riuscire ad armonizzarti e di non riuscire ad emergere con le sole forze? Ce la farai. Non devi avere paura. La vittoria sulla paura è il dono che ti fa questo Iule. Ma di contro, un po' come alle altre due varianti, ti chiede di andare al fulcro della tua paura. Vedi, si dice la papessa è lunare, ma la papessa è anche lo specchio del viaggiatore. Ora, se io ho una papessa che mi chiude,
una stesa che mi parte da un'altra carta duale, la forza, che è equilibrio di opposti. Quindi qua abbiamo il mondo dentro lo specchio e il mondo fuori dello specchio. Lo specchio è il confine. Qui abbiamo il razionale e l'intuitivo. Tu sei il confine. Qui abbiamo il sole e la luna. Devi guardare tutte le tue parti, le tue personalità, tutto quello che sei. Devi mettere sul piatto della bilancia quello che sei. E allora scoprirai che non devi avere paura di niente. E diventerai un re di bastoni. Una persona saggia, accorta, centrata, fedele, apprezzabile per la quiete e la grandezza e la saggezza con cui affronta la vita. Ma devi guardare in faccia le tue paure. Se la tua è una paura di solitudine, come la luna ci dice, o una paura addirittura di non riuscire a trovare chi brilla come te, come ci dice il sole, o la paura di non avere successo, sei di bastoni, o delle invidie altrui, ancora peggio. Tu devi essere uno specchio che riflette ogni tua paura, la assorbe, la elabora e la restituisce con un'immagine sorridente. È un lavoro magico, vero e proprio questo. Voglio osare di più. Anche se fosse una paura che riguarda il denaro, con un sette di denari e una papessa e un sole e con un due di coppe, il festeggiamento, basta, non ne aggiungerei altre. Quella che al momento è la tua più grande paura verrà sanata. Ma proprio perché? Perché l'universo ti accompagnerà a capire che tu hai il potere di sanarla. Due di coppe può essere l'amore, ma può essere anche un brindisi, un festeggiamento. Due e due. Il cambiare il proprio destino attraverso la propria volontà e la propria capacità di riprogrammare il proprio cammino. Otto e otto. Un ciclo che si chiude e porta beneficio e apre un altro ciclo. Alla luce di un riequilibrio interiore che non ha niente da invidiare al più robusto e radicato dei lavori magici. Questo Iule ti fa un grande dono di portata iniziatica. Sappi sfruttarlo in maniera promettente e produttiva, e so che lo farai. Io intanto ti ringrazio per aver visto questa variante. Con questo si conclude il nostro interattivo. Oggi l'ho fatto un pochino più lungo vista l'occasione. Ti auguro un felicissimo Iule, che sia apportatore di ogni felicità e ogni benedizione, e noi ci vediamo venerdì per il terzo video infrasettimanale. Ciao.